Ciao a tutti. Lo gnoseologismo è la massima forma di persuasione nichilista. Infatti, in una realtà totalmente corrispondente all'eternalismo severiniano, dove quindi ogni essente è eterno, ogni parte della realtà è eterna, quindi anche ogni momento, ogni relazione, ogni stato di cose, non può avvenire alcun processo conoscitivo. La conoscenza non avviene perché il dato conosciuto è originariamente già conosciuto in un certo momento della realtà, in una certa configurazione della realtà. Siccome esistono già tutte, e Severino mostra la necessità che esista l'apparire infinito, dove tutta la realtà in tutti i suoi momenti esiste ed appare ad una coscienza infinita, come i pellicoli, scusate, i fotogrammi di una pellicola sono già tutti presenti sulla pellicola. Noi siamo una prospettiva eterna ma finita di coscienza, nella quale questi fotogrammi, invece che apparire tutti insieme, appaiono in sequenza. Ricordo che anche l'incominciante, il cessante apparire di ciascuno è un momento eterno e anche il passaggio dall'uno all'altro è a sua volta eterno. In una realtà del genere, ad esempio in T1 noi non abbiamo la conoscenza di X, in T2 abbiamo poi conoscenza di X. Non è che ci sia stata una trasformazione da T1 a T2, semplicemente eternamente T1 è quel momento dove non appare la conoscenza di X. In T2 c'è un insieme di determinazioni che da sempre sono l'apparire della conoscenza di X. Quella conoscenza non si produce e non è un atto conoscitivo che metta in sintesi il soggetto con l'oggetto, bensì il soggetto e l'oggetto sono già in sintesi e fanno già parte di quel determinato fotogramma, potremmo dire. Ricordando che nell'ontologia di Severino, noi, prima di essere un corpo, un io empirico, eccetera, siamo la persintassi, cioè siamo lo schermo di pura trasparenza nel quale appare il mondo. E quindi il soggetto reale non è l'io empirico o l'io individuale, ma lo schermo che noi siamo, nel quale appare il corpo, il mondo, la personalità, eccetera, eccetera. Inoltre, siccome secondo questa ontologia tutto è eterno, la causalità fisica non esiste, perché la causa, la presunta causa, il presunto effetto sono coriginari e allora non possono esistere né cause né effetti, ma semplicemente eventi che sono già collegati tra loro. Per giustificare il sapere scientifico è sufficiente il concetto di regolarità fenomenica e tutte queste cose le ho già spiegate in miei vari video, quindi attenzione a fraintendere questo discorso. Non sto dicendo che non esista una regolarità dei fenomeni, o per meglio dire dei presunti fenomeni, e che la realtà non sia razionale, oggettiva, eccetera. No, sto dicendo che, al contrario, la realtà è totalmente determinata, è totalmente razionale in ogni suo aspetto, e proprio in virtù di questo non è possibile il concetto di causa. Non è possibile che esista una causalità fisica, perché sarebbe ciò che andrebbe implicitamente a sconfessare, ad escludere questa connessione necessaria. L'ho spiegato in particolare in un paio di video, forse anche tre. E attenzione, attenzione a sottovalutare la profondità e il rigore inaudito di questo discorso. Il discorso sicuramente più complesso, articolato e di enorme rilevanza
nel quale ci si possa imbattere. Non esiste un contenuto filosofico e del pensiero umano così elaborato, rigoroso e rilevante e così accurato e minuzioso nei suoi collegamenti, nella sua strutturazione teoretica argomentativa, come quella indicata dagli scritti di Severino. Quindi l'errore più grande che si possa fare è sottovalutare, e accade spesso, il rigore e il livello inaudito di elevatezza di questo contenuto, limitandosi a giudicarlo in base a quei 2 o 3 minuti che alcuni guardano dei miei video, no? Già i video sono un riassunto ipersintetico di questi contenuti. E comunque non posso, anche facendo centinaia di video, racchiudere questa struttura nel formato video. Ma siccome questa struttura mette in discussione proprio l'intera Terra isolata come interpretazione nichilista, e quindi mette in dubbio proprio tutti quegli assunti impliciti che neanche sono saputi come assunti, ma vengono dati per ovvio, per scontato, sono assunti come presupposti evidenti. Proprio per questo l'errore più grande che si possa fare è entrare in questo dibattito sottovalutando questo tipo di contenuto. Io sono aperto al dialogo e anche al confronto. Per questo invito ancora una volta chiunque lo volesse a partecipare alle mie dirette. Sono benvenuti anche tutti i fisici, gli studiosi in ambito scientifico, che vogliono confrontarsi su queste tematiche. Filosofi e quant'altro, chiunque lo voglia. Detto questo, vi saluto, vi ricordo che per approfondire quello che è stato qui detto è innanzitutto utile guardare le playlist e i video che metterò in descrizione sotto a questo video. Vi chiedo di avere la pazienza di passare qualche settimana a visualizzare almeno questi video, poi sarebbe ancora meglio andare direttamente a studiare i testi teoretici fondamentali di Severino, per poi aprire un dibattito, o meglio, proseguire un dibattito che dalla parte mia e dalla parte di diversi partecipanti è già iniziato, in certi casi, si è già concluso. Grazie ancora e buona vita a tutti.